dusty. Ciao, tu non sei nessuno. Non lo dire in giro, però. L'ha detto Cory, dice che tu non sei nessuno. Non ti scaldare, nessuno ti pesta i calli. Devo soltanto tenerla d'occhio per un po'. E tu che sei, una specie di guardia del corpo? Sì, una cosa del genere. Ce l'hai da accendere? No. Cory ha qualche guaio, per caso? Non lo so, dimmelo tu. Lei non ha parlato di niente con me. Ah, per questo sei incazzato? Può darsi. Non te la prendere. Le donne hanno i segreti. L'acqua è bagnata, il cielo è blu e le donne hanno i segreti. E chi se ne frega? Ti va una birra? E così ha assunto te, eh? Tu sei sulle pagine gialle? No. Lei ha assunto il mio amico Mike, io sono un sostituto. E dov'è questo Mike? È morto. Beh, mi dispiace per lui. Era uno stronzo. Ehi, senti, bello, io non ho ancora capito tu chi cazzo sei o che sta succedendo, ma Cory è la mia ragazza. Se ha qualche problema, io lo voglio sapere, hai capito? Segreto professionale, amico mio. E invece io ti chiedo di dirmelo, e anche subito. No, bello. Tu non sapresti proteggere neanche un moscerino appena nato. Perché non provi a farmi la bua? Come, prego? Coraggio, gallinaccio. Su, spaccami la faccia. Un vecchietto come me non può farti del male, no, Jimmy? Allora lo sai come mi chiamo? James Alexander Dix, quarterback degli Stallions di Los Angeles, 85 e 90. Espulso dalla Lega per scommesse clandestine. Sospetto di tossicodipendenza. Un altro tragico caso di gioventù bruciata. Adesso cominci a farmi incazzare. Però ce n'ho messo di tempo. Joe Allenbeck. Sono un detective privato. Tu sei un pezzente, amico. Almeno non mi sono giocato la carriera con la coca. Li tratto così, i moscerini appena nati. Cory, andiamo, prendi la tua roba e andiamocene, coraggio. Jimmy, ma si può sapere? Ehi, Jimmy, che fai? Sta zitto e resta nella tua gabbia, brutta scimmietta. D'accordo. Ok. Un applauso per Miss Cory. Così. Ok.